Abbiamo individuato dei pesci in sofferenza qui all'altezza di Via De Marchi a Milano. Oggi tra l'altro le condizioni sono anche particolarmente, come si può vedere, difficoltose, perché c'è ghiaccio, si rischia di cadere, ma proveremo a fare il possibile per calarci e tirarli in salvo. Cosa ne pensa lei di questa situazione? Beh, la situazione che c'è qua è disastrosa proprio, perché fa ridere. Mai visto un'asciutta come questa. Qui sono alcuni di quelli che puntualmente la LAC salva, che adesso ovviamente si porteranno in salvo. E qua ci sono dei pesci, guardate poverini, anche loro sono in condizioni abbastanza difficoltose. Amici degli animali, mi trovo qui a Milano, dietro alle nostre spalle c'è una parte della Martesana dove viene tolta l'acqua per pulire proprio il canale Naviglio, e sono qui con la presidentessa della LAC e tutti i propri volontari per cercare di salvaguardare, di prendere insomma queste specie che puntualmente rimangono, anche alcuni di questi rimangono ovviamente qua. La LAC, parliamo proprio della LAC intanto, quello che fa, e io vi ringrazio a nome di tutti gli animalisti per tutto quello che fate. Grazie. Dunque, la LAC, Lega per l'Abolizione della Caccia, è un'associazione animalista e ambientalista presente con sezioni locali, diciamo, su tutto il territorio nazionale, e ha come in primis l'abolizione della caccia. Poi promuove azioni legali, campagne, iniziative a tutela della fauna selvatica. Dal 2005 ci occupiamo delle asciutte totali dei navigli milanesi, in particolare quelli del Naviglio Grande e Naviglio Pavese, che sono per due volte all'anno vengono effettuate delle asciutte totali che durano ciascuna circa due mesi. La Martesana, circa 8-10 anni che non venivano fatte le asciutte totali, quest'anno è la prima, cioè è stata fatta l'asciutta totale, e quindi ha provocato veramente una strage di pesci che il consorzio, nonostante dica che abbia recuperato gran parte, il 99%, questo non è vero, perché abbiamo delle fotografie, delle immagini che dimostrano praticamente che questa strage è venuta, perché molti pesci piccoli non è impossibile recuperarle, perché si nascondono in mezzo al fango e alla vegetazione, e poi diciamo che il consorzio alcune specie non le recupera, le cosiddette specie alloctone. Quindi è vero che non si possono recuperare tutti quanti i pesci, cioè veramente risulterebbe veramente molto difficile, quindi a questo punto, se non si possono salvare tutti quanti, quantomeno troviamo una soluzione. Dunque, la soluzione c'è, e lo diciamo dal 2006 in pratica. Nel 2006 era stato creato un comitato di associazioni, Provincia di Milano, Consorzio e Regione Lombardia, dove la Regione poi ha dato a una agraria di fare uno studio che si chiama proprio di mitigazione dell'impatto delle asciutte sulla ittiofauna. Questo studio è stato fatto nel 2006 ed è molto importante perché prova che si possono fare tutti i lavori di manutenzione, pulizia dell'alveo eccetera, con la presenza di 30 cm di acqua. Inoltre in questo studio ci sono delle proposte molto chiare dove si possono, appunto, con dei canali in mezzo all'alveo, con degli accorgimenti, dove è possibile fare questi lavori di manutenzione. Ma sono passati 8 anni.
Sì, sono passati 8 anni e il consorzio dice che non vuole fare eseguire i lavori di manutenzione con la presenza dell'acqua perché ha un costo superiore rispetto alle asciutte totali. Questo in parte è anche vero, però dobbiamo ricordare che con le asciutte parziali c'è un risparmio dei soldi spesi per il recupero dei pesci. Che il consorzio ha 2 imprese per fare il recupero dei pesci e in più bisogna tenere presente anche della biodiversità. Ad esempio la Martesana erano 8-10 anni che non avevano fatto e quindi era ricchissima di presenza di animali selvatici, sia di ittiofauna sia anche di uccelli, insomma è una cosa, un micro habitat. I volontari, vieni qui, allora, i volontari, praticamente tu prima sei andata giù proprio a salvare, ho visto che con i tuoi secchi, con gli stivali al freddo, come ci si sente quando si salvano comunque delle specie soprattutto e poi insomma quanto ti porta via nel tuo tempo? Allora, cosa si prova? Due sentimenti contrapposti, da uno una gioia infinita quando si salva anche soltanto un animale nel corso di una giornata, perché vuol dire che per quell'individuo si è fatta la differenza. Nello stesso tempo rabbia e angoscia perché è una lotta continua contro il tempo, perché se scegli di salvare dei pesci in una pozza, magari in una pozza lontana 3 metri ce ne sono altri in sofferenza. E rabbia perché sono anni che noi portiamo avanti questa campagna con tutti i mezzi, come diceva Graziella, spiegando non soltanto al consorzio ma anche ai cittadini che fare le asciutte totali rappresenta una sola cosa, un massacro continuo. Aggiungere una cosa, che qui giustamente noi ci occupiamo dei pesci e perché sono quelli che più sembrano più in emergenza, no? Però con queste asciutte totali vengono a essere messi in difficoltà anche moltissimi altri animali, no? In particolare le anatre, che poi abbiamo visto nidificano anche in questa stagione, per cui abbiamo monitorato costantemente in questo periodo, per esempio una coppia di anatre che aveva 9 piccoli. E sono nati in queste condizioni veramente difficilissime per loro, però grazie appunto al nostro aiuto e all'aiuto anche della gente del posto che si è preoccupata tantissimo, no? Di come della salvezza di questi piccoli, vi ho portato da mangiare tutti i giorni in modo da potergli permettere di superare il periodo critico, no? Di quando erano troppo piccoli. Adesso li abbiamo visti qua, sono cresciuti abbastanza, hanno superato questo periodo e sicuramente ce la faranno a vivere. Ma se noi non fossimo in qualche modo intervenuti, immagino che questi piccoli sarebbero morti per la mancanza di cibo, d'acqua, il freddo, eccetera. Ragazzi, con la speranza che veramente chi ci sta ascoltando possa fare un cambiamento, che possa veramente cambiare qualcosa, noi siamo qui, siamo pronti anche a discuterne, insomma, siete pronti anche a discuterne con pace, con tranquillità e con semplicità. Ci vediamo alla prossima puntata, ragazzi, sempre qui su Cani Gatti TV Channel. Ciao.